tutti conosciamo Among Us come adesso, ma come sarebbe se fosse in pixel art o in cel shading? Oggi ho provato a reinventarlo in 5 stili diversi. Among Us si basa sulla dinamica di Lupus in Tabula trasformata in un videogame. 10 membri di un equipaggio devono svolgere interventi di manutenzione all'interno di una nave spaziale, ma 2 di loro sono impostori e devono far fuori il resto della crew. Pensando a questo gioco non si può fare a meno di immaginare il personaggio del crewmate. È un personaggio dal design estremamente semplice, ma anche molto efficace, perché è facilissimo da disegnare, facile da ricordare e soprattutto facilissimo da riconoscere in gioco quando vedi qualcuno sparire all'interno di una botola e hai soltanto un istante per capire chi sia. Vedendo per la prima volta Among Us ho subito pensato che fosse un gioco nella sua semplicità, il cui stile non mi faceva impazzire, che però funzionava. È riconoscibile, gli permette di essere talmente leggero da funzionare su qualsiasi dispositivo, cross-platform, su schermi di dimensioni infinitamente diverse tra loro e anche con prestazioni e qualità molto basse. Quindi con questo video non penso di voler migliorare lo stile di Among Us, voglio soltanto fare delle proposte alternative per pure e semplice curiosità di vedere un gioco tanto famoso indossare un abito diverso. Ridisegnare l'intero gioco sarebbe un lavoro infinito, mi concentrerò solo sul personaggio crewmate. Per prima cosa mi sono andata a cercare gli asset di gioco per isolare quello del movimento della camminata. Questo qua è un documento con gli asset relativi a ciò che viene chiamato player. E probabilmente noterete come prima cosa che ci sono dei colori molto strani. Rosso, blu nelle ombre e verde sulla visiera, che ovviamente differiscono dai colori che vedete in gioco. Questo perché parte importante del gioco è poter scegliere colori diversi per ogni personaggio. Quindi usando colori primari come rosso, blu e verde, è possibile lavorare quindi singolarmente su ogni colore e avere molto più controllo sul risultato finale che poi avrà sul personaggio. Comunque prendendo poi tutti i piccoli sprite della camminata si ha un risultato di questo tipo. E se la guardiamo molto molto rallentata vedrete che ognuno di questi fotogrammi compone appunto la camminata. La prima posizione che vediamo è quella che si chiama contact point, in questo caso della gamba davanti. La seconda che viene utilizzata è la passing pose, quella in cui le gambe sono appunto una poggiata a terra e si stanno per scambiare. Poi c'è il contact point della gamba di dietro e poi di nuovo un'altra passing pose che permette appunto all'animazione della camminata di succedersi ciclicamente. Per il resto c'è un leggero rimbalzamento in alto e in basso per dare maggior senso di camminata, ma realmente questo non influenza i fotogrammi che sono letteralmente sempre gli stessi spostati su e giù, mentre lo zaino si comporta un po' come una massa che per inerzia appunto si muove separatamente rispetto al resto del corpo. Queste sono tutte le informazioni che abbiamo sul nostro crewmate, quindi partiamo da queste e cominciamo con il primo stile, che ovviamente è la pixel art. I primi esempi di pixel art nel mondo dei videogiochi risalgono agli anni 80 e fu inizialmente usata come stile perché i limiti tecnici del periodo ovviamente facevano sì che gli schermi dovessero avere pixel molto grandi, pochi colori, mentre oggigiorno la pixel art non è più tanto data da limiti tecnici ma è più una scelta artistica, infatti moltissimi videogiochi indie scelgono questo stile, appositamente anche per fare un richiamo al passato. Come stile si è prestato alla creazione di veri capolavori tipo Fez, Hyper Light Drifter, Undertale e chi mi segue sa che io adoro la pixel art. Adoro farla, adoro giocare ai giochi che sono fatti con questa tecnica. Animare un personaggio in questo stile per me è una cosa un po' nuova, quindi mi sono basata su un'immagine grande 24x24 pixel e vi dirò, dall'ultima volta in cui avevo provato la pixel art molti mi avevano consigliato il programma Azeprite, così ho deciso di provarlo e mi sono trovata piuttosto bene. È un software carino, è un po' meta perché è proprio fatto in pixel art esso stesso, è anche molto intuitivo, però vi dico, alla fine ho comunque passato il mio omino su Photoshop perché con quello mi trovo un po' più a mio agio, è un'interfaccia che conosco molto meglio, quindi mi sentivo un po' più agile e ho fatto le correzioni finali. Ho cercato di riprodurre proprio tutti i fotogrammi della camminata originale del personaggio e il risultato è una cosa di questo tipo. E questo è rispetto all'originale. Secondo me è carinello, a me piace proprio tanto questo stile, infatti sarei veramente curiosa di vedere come sarebbe il gioco intero in pixel art. Probabilmente gli darebbe un tono un po' più ricercato, che quindi lo farebbe, secondo me, piacere a meno persone, non lo so, però a me piacerebbe. Ma prima di andare avanti vi ricordo che più della metà delle persone che guardano i miei video non sono iscritte al mio canale. Quindi, beh, io ve lo dico, il tasto sta lì giù, è molto facile, potete cliccarlo. Fate bobis. Passiamo quindi al secondo stile. Come seconda idea ho scelto il flat. È uno stile che si trovava nei vecchi giochi flash, non so se ve li ricordate, quelli con flash player, oppure nei giochi mobile. Ha la peculiarità spesso di avere dei colori molto sgargianti, molto d'effetto, che catturano l'attenzione, no? Perché magari sono all'interno di store dove ci sono centinaia di migliaia di giochi e perché tu dovresti scaricare proprio quello? Perché ti colpisce. Per fare il personaggio in questo stile ho usato il software Illustrator per creare le varie forme che componessero il personaggio, quindi zaino, gambe,
corpo, visore. In seguito create ombre, luci, forme e così via. Ho importato tutto su After Effects e l'ho utilizzato per animare queste varie parti del corpo utilizzando i keyframe, ovvero i fotogrammi chiave. La particolarità di questo stile di animazione con i fotogrammi chiave, appunto, è che tu devi soltanto occuparti di ricreare le pose chiave del personaggio e sarà il software stesso a ricreare le interpolazioni e i movimenti necessari per passare da una posa chiave all'altra. Questo non significa che sia un processo automatico, anzi tutt'altro, dovrete star lì come dei pazzi a calibrare ogni minimo movimento, ogni minima cosa, ma è anche vero che poi il risultato è molto fluido e molto gradevole da guardare. E infatti questo è il mio risultato. Per dare maggiore tridimensionalità a un personaggio piatto, che non significa che essendo piatto non possa essere anche tridimensionale, ho cercato di far spostare lo zaino a destra e a sinistra, quindi farlo ondeggiare proprio seguendo le oscillazioni del corpo e non soltanto in alto e in basso. Trovo che in questo modo sia un po' più anche realistico, secondo me. Ma passiamo al terzo stile. Questa volta ho pensato di tornare al tradizionale e ad animare fotogramma dopo fotogramma. Uno dei titoli più belli al quale abbia giocato è Gris, un indie game che vi consiglio anche soltanto perché se fermate il gioco in qualsiasi momento, ogni screenshot, ogni fotogramma è un capolavoro. E la peculiarità di questo gioco è proprio la bellezza delle animazioni fatte a mano, fotogramma dopo fotogramma, ma come ci sono tanti altri giochi così, come per esempio Cuphead. E in questa animazione più tradizionale ci sono dei principi dell'animazione che qui entrano in gioco in modo molto evidente, che possono essere sfruttati per rendere il movimento più espressivo. Dei tanti, i più interessanti da notare in questo momento per me sono due. Il primo è Squash and Stretch, ovvero ogni elemento nell'animazione si allunga e si schiaccia per enfatizzare la sua massa, il suo peso, il suo materiale e la sua velocità. Per questo il mio crewmate si schiaccia quando tutto il peso è sulla sua gamba mentre lui sta camminando, ma si allunga quando lui prende lo slancio verso l'alto per il passo successivo. L'altro principio è follow through e overlapping, che significa che alcuni elementi appunto si muovono separatamente rispetto all'oggetto principale dell'animazione, magari iniziando a muoversi in ritardo o finendo di muoversi in ritardo rispetto all'azione principale. È proprio il caso dello zaino, l'abbiamo già visto, e in questo caso ho cercato di renderlo proprio sballonzoloso, termine tecnico, sballonzoloso, e devo dire che come risultato generale anche questo mi piaciucchia. Ho scelto una visuale leggermente più dall'alto rispetto a quella standard, proprio perché mi piaceva il fatto che la curva del visore enfatizzasse appunto la forma rotondina del personaggio. Probabilmente, forse ho esagerato, ho reso lo zaino più una sacca che uno zaino rigido come era in origine, ma mi stavo proprio divertendo, quindi mi sono fatta prendere la mano, lo ammetto. Ora andiamo avanti e usciamo completamente al di fuori della mia comfort zone, perché come quarto stile ho deciso di scegliere, follia pura, 3D Handicraft. Per la precisione, con Handicraft si intende quei generi di giochi, tipo Little Big Planet o A Yoshi's Story, dove l'ambientazione sembra fatta a mano, costruita con pezzi di tessuto, cartone ritagliati. Mi piaceva particolarmente come idea, quindi come una pazza ho ripreso in mano Blender dopo mesi che non lo toccavo e ho iniziato a modellare il nostro crewmate. Ci ho ripreso la mano abbastanza velocemente, ammetto che il nostro omino c'ha un po' troppo la forma di un uovo rispetto all'originale, ma comunque per essere più o meno il sesto modello 3D che faccio nella mia intera vita, non mi lamenterei. Ho applicato dei materiali un po' più realistici al personaggio e mi sono messa a fare il mio primo rigging 3D, che significa appunto mettere un'ossatura al personaggio per poi poterlo animare. Non è perfetto, lo ammetto, ma è veramente la primissima volta che faccio una cosa del genere, quindi sono abbastanza contenta del risultato. Ci tengo a precisare che so che il personaggio è un astronauta. Non ho modellato un astronauta, uno perché forse non sarei neanche capace, ma due perché ci tenevo a mantenere il design coerente, quindi volevo che continuasse ad essere quello anche in 3D. Io vi lo confesso, non sapete la soddisfazione di dire voglio fare questa cosa in 3D e farlo. Ci ho messo 2 giorni, ma comunque ci sono riuscita, mi sento benissimo, è una sensazione fantastica. L'unica cosa che proprio non sono riuscita a fare è far muovere il pavimento sotto al personaggio. Infine, come ultimissimo stile, volevo partire proprio da questo modello 3D che ho fatto e approfittarne per creare una versione in cel shading. Il cel shading è una tecnica particolare, chiamata anche toon shading, che appunto tende a far assomigliare dei modelli 3D delle immagini in 2 dimensioni, cartoon. Questo in 2 modi. Il primo facendo sì che luci e ombre, che di solito colpiscono un solido, non abbiano tutte le gradazioni e le informazioni che hanno nella realtà, ma siano molto semplificate, ridotte a poche tonalità, quindi spesso anche solo 2, e il secondo modo è con l'aggiunta dei bordi. Giochi estremamente famosi sfruttano appunto questa tecnica, tra i primi che ricordo, anche se potrebbero non essere i primi, ma quelli a cui io sono stata maggiormente appassionata, è Zelda Wind Waker. Zelda Wind Waker nel 2002 sfruttò questa tecnica, fu estremamente criticato, perché inizialmente aveva promosso il gioco come una cosa molto diversa, molto più dark, e si è evoluta moltissimo e sta tuttora venendo utilizzata per tantissimi titoli come anche Zelda Breath of the Wild. Quindi questo
passaggio dal 3D al cel shading in modo estremamente semplificato e grezzo come lo so fare io, l'ho fatto abbastanza facilmente e il risultato eccolo qua. Questo è il nostro crewmate in 3D con la tecnica del cel shading. Per renderlo un po' più cartoon ho pensato di dimezzare i fotogrammi attualmente utilizzati per l'intera animazione, che sono 24, e li ho ridotti prima a 12 e poi ad 8 nell'arco di un secondo per ottenere questo risultato qua. Quella di dimezzare i fotogrammi per dare un senso di più fatto a mano è una tecnica che si usa spessissimo. È stata usata anche nel film di Spider-Man Into the Spider-Verse in alcuni punti. Quindi, per concludere questo video, che è stato veramente frutto di tantissima ricerca, tantissime sperimentazioni, tantissimi studi, vi giuro, sono stata giorni concentrata solo su questa cosa, non voglio mai più giocare ad Among Us in vita mia. Queste sono le 5 versioni più quella originale del nostro crewmate. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto in descrizione, qual è lo stile che vi piace di più, e non mi offendo se mi direte che vi piace più quell'originale, perché anche a me piace molto quell'originale. La cosa divertente è che io sono così appassionata di questo gioco, di appunto Lupus in Tabula, gioco dell'assassino, Among Us, che il mio primo lavoro di grafica ce l'ho avuto appunto nel 2011 ed era per questo sito che si chiamava Trusis, che era appunto Lupus in Tabula ma giocato su un blog anziché appunto su un videogame. Vabbè, comunque questa era la perla per concludere il video. Io vi ringrazio per averlo visto e vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!